Questo servizio è offerto da AgriService, prodotti e servizi per l'agricoltura Allentini. Vittoria bagnata ed importante per il Paternò che fa suo il match d'andata degli ottavi di Coppa Italia. Al comunale di Biancavilla Orazio Raiti, i rossoazzurri sfoggiano una prova di carattere e di cuore, riscattando un inizio di stagione sottotono. Dal primo robusto turnover operato da Marco Coppa, che cambia 5 undicesimi rispetto al match di Giarre, mentre il Biancavilla conferma 7 degli 11 che hanno sbancato il Micale di Capodorlando nel match vinto contro il Città di Sant'Agata. Dirige la partita il signor Mirabella di Acireale, coadiuvato da Falzone e Sirna. Ammonito Chiavaro all'ottavo minuto per un'entrata su Scariolo, graziato il collega Dio punito per una randellata da Tergo su Randis. Negli sviluppi del calcio di punizione, Chiavaro sfiora il palo alla destra di Benfatta. Il Paternò cresce, Emanuele apparecchia la conclusione di Marletta, che è docile tra le braccia del portiere. Al 27esimo tiro cross di Simone Caruso, non intercettato da alcun compagno di squadra. Sono le prove col gol, che arriva al 34esimo con l'assist ancora di Caruso e la rete di Scariolo, che anticipa il proprio marcatore battendo Cirmigliaro. Nei secondi 45 minuti di gioco il forte acquazzone caratterizza il copione del match. Al terzo minuto buon lavoro di Barberi sull'out di destra, pressione di Emanuele che arriva a incornare senza però mettere paura a Benfatta. Al settimo assist di Orefice per Russo, che non graffia Cirmigliaro, invece al decimo l'estremo difensore puntuale nell'uscita, che lo vede a tu per tu con Scariolo contenuto in calcio d'angolo. Al quarto d'ora Biancavilla pericoloso per il possibile raddoppio, Scariolo apre alla conclusione di Scapellato, il cui destro non si rivela preciso per fortuna del Paternò. È il momento decisivo del match, il Paternò si aggrappa alle parate del suo portiere Cirmigliaro, provvidenziale su Nicolosi, ben servito da Lucarelli, parata che mantiene il risultato di 1-0, ma il finale riserverà un finale felice ai rossoazzurri. A 8 minuti dal termine, punizione dalla destra, calciata da Marletta, spizzata della barriera biancavillese, un tocco che sorprende Benfatta di Randis, fatto sta che il Paternò agguanta un pari prezioso. Ma non è ancora finita, il Biancavilla va in gol al 40esimo, ma la gioia di Salvo Nicolosi è strozzata dalla bandierina alzata dall'assistente di gara Falzone. La rimonta allora viene completata con l'errore maldestro di Diop, che sbaglia un alleggerimento, capisce tutto Frittitta, che davanti al portiere non fallisce la ghiotta opportunità. Sorpasso compiuto è 1-2 che permette al Paternò di ritrovare smalto, sorriso ed una vittoria che mancava da un mese esatto, quel Paternò scordia giocatasi per l'andata di Coppa Italia. Una vittoria che racchiude diversi significati, il primo una ritrovata autostima che può condurre il Paternò alla prossima sfida delicatissima contro l'Adrano in casa.